niente, i grandi progetti rimangono bloccati, almeno una parte, un'altra parte non si completerà e per essere completata avrà bisogno di utilizzare i fondi nuovi. I fondi vecchi, almeno 1,3 miliardi, li abbiamo già bruciati. Apprendo che anche una parte dei fondi per l'intervento della trasformazione urbana, i comuni sopra, cioè noi ci giocheremo 2 miliardi di euro per inefficienza, per non aver saputo. Vi pare possibile che in una regione nella quale abbiamo il primato nazionale di disoccupazione giovanile ci possiamo consentire il lusso di bruciare senza fare niente 2 miliardi di euro dopo aver perduto nel 2013 altri 2 miliardi e mezzo di euro? Quando io dico mai più ultimi e quando aggiungo vedete che questo è l'ultimo treno che passa per la regione Campania, lo dico perché penso a questi dati. Le uniche risorse vere che noi avremo sono questi 6 miliardi di euro di fondi europei. Se perdiamo queste risorse qui in Campania veramente non ci sarà più niente da fare. Non significa che avremo la desertificazione, avremo sempre qualche settore di imprenditoria creativo, combattivo, ma come sistema, come capacità di dare lavoro a decine di migliaia di giovani, ce lo possiamo scordare. I nostri giovani dovranno prendere la strada dell'emigrazione verso altri paesi d'Europa e del mondo, non più nemmeno nel centro-nord, perché neanche lì c'è possibilità di creare lavoro. Dunque un'altra sfida, quella di utilizzare fino all'ultimo euro i fondi europei. Una delle mie idee sarebbe quella di creare un fondo di rotazione per consentire ai comuni di dotarsi di progetti esecutivi, in maniera tale da poter utilizzare i fondi europei per tempo. Si tratta di fare una scelta politica, accumulare una piccola risorsa, non è neanche tantissima, che consenta ai comuni di dotarsi di progetti esecutivi. E anche qui si tratta di fare le persone civili, cioè di non ragionare sulla base del colore politico dell'amministrazione per finanziare un'opera. A me non me ne frega assolutamente niente del colore politico, a me interessa la capacità amministrativa di quell'amministrazione. Se sei capace di darti un progetto esecutivo io ti finanzo, centro, destra e sinistra, perché si rispettano i cittadini, non i colori politici. Anche questa è una scelta di civiltà. Allora, se vogliamo fare questa scelta, una cosa nella rosa necessaria, una, non cento, vogliamo decidere insieme qual è l'opera da privilegiare, oltre la bonifica del Sarno, ovviamente sono già cifre importanti. Dobbiamo decidere di fare l'interramento della linea ferroviaria, cioè dobbiamo decidere di assumere come prioritario il sistema della mobilità considerando l'agro una città, con le funzioni di una città. Beh, questo progetto, santo Dio, quanto ci vuole? 200, 300 milioni di euro? Ma facciamo una cosa, non mille, una. Ma vi posso garantire che se lavoriamo in maniera seria, questo progetto noi lo realizziamo. E a me pare la cosa più utile per i giovani. Garantire un processo di mobilità per andare negli altri comuni, per raggiungere Napoli, Salerno, per non vivere, come dire, quasi isolati, ghettizzati, in zone che a volte ti fanno stringere il cuore. Più dell'agro sarnese nocerino abbiamo zone nell'area nord di Napoli e Casertana nelle quali alle 7 di sera non si vive. E davvero immaginare che una ragazza di 18 anni, 16 anni possa vivere lì ti fa venire davvero i brividi addosso. Trasporti, prendo spunto ai trasporti, ho appena finito di dire che per quello che mi riguarda l'assessore regionale ai trasporti rappresenta il più grande flagello che ha avuto la Campania dopo il terremoto dell'80. Questo è il più grande disastro ambientale che noi abbiamo, questo ha distrutto il trasporto pubblico locale. Avevamo qui la Circumvesuviana che è un modello di efficienza, di qualità. Abbiamo appena aperto la nostra metropolitana quando ero non ancora sindaco emerito ma sindaco di fatto, come continuo ad essere ancora oggi. E a un certo punto chiude la metropolitana, arriviamo a gennaio febbraio, si chiude la metropolitana, per quale motivo? Dice: ma perché la vostra metropolitana si sviluppa su un tragitto ferroviario, non su un tragitto isolato, dedicato. Al che tu gli fai la prima osservazione, dici: scusa giovanotto, ma la metropolitana di Napoli non va da Piazza Garibaldi a Campi Flegrei e cammina sulle ferrovie dello Stato? E dice: ma che? Dal che ho avuto la conferma
che questo si colloca tra il terremoto dell'80 e lo tsunami a livello di flagello ambientale. Niente. Allora, trasporto pubblico locale, l'ultima scienziateria che hanno inventato. Prima avevamo il biglietto unico Campania, adesso hanno introdotto il TIC. Come si chiama? Il TIC. La conclusione è che hanno aumentato del 20% il costo del biglietto, questo è tutto. Perché hanno inserito come trasporto extraurbano quello di alcuni comuni che noi consideravamo urbano. Per andare da Salerno a Baronissi noi consideravamo il biglietto urbano. No, adesso lo considero extraurbano, perché chi deve andare a raggiungere l'università o viceversa venire a Baronissi a Salerno paga il 20% in più. Ma si può vivere in queste condizioni, ricevendo dallo Stato 540 milioni di euro l'anno per il trasporto pubblico locale. E abbiamo ancora, dopo mesi e mesi, la linea Napoli-Salerno bloccata, credo dopo Pompei, a Portici, perché è caduto il muro di un edificio di una villa e non si capisce bene quali trastole stiano facendo intorno a questo muro. Intorno a, vergognatevi. Poi nel mio programma io prevedo di fare alcuni interventi simbolici, no? Che si potrebbero fare con pochissime risorse. Abbiamo da anni bloccata la funivia Castellammare-Monte Faito. Una cosa semplicissima, bastano poche risorse. Si attiva un circuito di economia, di alberghi, di ristoranti. E quella Monte Vergine-Mercogliano. Parliamo di cose di 2 milioni. Basterebbero i soldi che la Regione Campania ha investito per pagare le partite di pallone, 4 milioni e mezzo di euro, per promozionare il territorio campano. Voi provate a immaginare un milanese, no, che ha paura di mangiarsi l'ortofrutta della terra dei fuochi, vede la partita di pallone della Battipagliese e si convince a comprare la frutta. Ma cazzi, ma si può essere così dementi? Vuoi capire che per dare tranquillità ai consumatori devi dare la tracciabilità dei prodotti, devi dire questo prodotto è stato coltivato in quel terreno su cui abbiamo fatto i controlli, e dai tranquillità e sviluppo alle nostre produzioni agricole ed agroindustriali. Trasporti, una idea, l'estensione della metropolitana e il trasporto su ferro per tutta la regione Campania. Avevo dimenticato per dire, non so se ci sono giovani qui che partecipano al progetto Garanzia Giovani, questa porcheria clientelare che stanno facendo, cioè regalano 400 euro per 4 mesi sapendo che non andrà a lavorare nessuno. Lo voglio dire anche a voi, siccome lo dico in tutte le assemblee, lo dico anche qui, se ci sono ragazzi che prenderanno i 400 euro non abbiate problemi di coscienza, prendetevi i soldi e poi votate per me. Senza nessun problema, andate avanti, ringraziate l'assessore e poi votate per chi dovete votare. Banda larga, fondi europei, un altro progetto assolutamente vitale per questi territori, serve per i ragazzi. Noi avevamo avviato un progetto per il wifi gratis, poi ci siamo fermati per ragioni di bilancio. Anche su questo potrebbe essere prezioso l'aiuto della regione con i fondi europei, altrimenti i comuni da soli non ce la faranno, perché tutto questo costa. Due ultime cose: burocrazia regionale e sicurezza. Abbiamo parlato del groviglio burocratico amministrativo che abbiamo a livello generale, ma anche in Campania noi siamo rovinati. La mia idea è semplice, io voglio introdurre un sistema di autocertificazione generalizzato. Non voglio dare nessun permesso preventivo. Voglio che un progettista, un titolare di un'azienda, quando presenta il progetto, possa avviare i lavori sulla base dell'autocertificazione. Cioè deve certificare sotto sua responsabilità che il progetto presentato risponde alle normative esistenti in materia idrogeologica, sismica, ambientale. La regione fa il controllo a campione successivo. Se hai imbrogliato le carte ti butto a terra tutto e ti faccio pagare il triplo e non lavori più.
ma se sei una persona per bene, in 2 mesi ti faccio aprire un capannone industriale o un capannone artigianale e creare lavoro senza fare questo calvario. Qui per avere una valutazione di impatto ambientale se ne passano 5 anni se tutto va bene. Per aprire un pozzo artesiano in un terreno agricolo ci vogliono 10 anni. Per avere il pagamento della regione di lavori fatti 3 anni fa devi fare un calvario, non è possibile. Allora io sono per avere una sburocratizzazione radicale. La regione deve diventare il motore dello sviluppo, non una palude burocratica che scoraggia qualunque investitore, perché oltre la palude burocratica abbiamo le addizionali da pagare. Quindi chi viene a investire in campagna deve pagare l'addizionale IRAP sulle nuove assunzioni, deve pagare il pagamento del debito sanitario, deve pagare ovviamente le sovrattasse di fatto per la qualità dei trasporti e per la inesistenza di infrastrutture, per il costo di energia elettrica in più, è chiaro che non verrà ad investire a Foritaria nella regione Campania. Poi la sicurezza, ovviamente. Aggiungo solo un capitolo che io considero sicurezza, che è quello della sanità. Non ne abbiamo parlato questa sera, ma la sanità è un altro degli esempi di demenzialità di questa regione. Sapete quanti sono i cittadini della Campania che vanno a curarsi fuori regione ogni anno? 85.000. La regione Campania spende ogni anno 350 milioni di euro per la mobilità sanitaria passiva, cioè per i nostri concittadini che vanno a curarsi in Lombardia, in Liguria, in Toscana, in Emilia. La regione Campania finanzia le altre regioni. Ma quando tu sei di fronte a questa demenzialità che si ripete, ogni anno arriviamo a settembre e ti dicono che hai raggiunto i tetti di spesa. Se ti vuoi fare un'analisi di laboratorio, vai all'anno nuovo oppure paghi di tasca tua. Quando hai malati seri, o di diabete, o malati cardiaci, che non possono aspettare l'anno nuovo o fare la lista d'attesa, che fai? È chiaro che te ne vai a Milano, te ne vai da Veronesi, te ne vai al Gaslini, a Genova se hai un bambino. Ma vi pare che in Campania, con le professionalità che abbiamo, dobbiamo andare a far curare i nostri pazienti fuori regione? Potremmo curare tutti per le professionalità che abbiamo, fra Napoli e gli altri territori della regione. Ma il sistema rimane questo. La programmazione sanitaria non esiste. Piano ospedaliero non esiste. Abbiamo approvato i piani aziendali, le varie ASL qualche tempo fa, abbiamo perso le tracce. Che fine hanno fatto? Si è bloccato tutto in attesa dell'approvazione del piano ospedaliero. E chi è che sta lavorando al piano ospedaliero? Quello che ha accumulato la maggior parte dei debiti della Campania all'ASL Napoli 1 quando faceva il direttore generale. Come dico io, questo è un circo equestre, non è un paese serio. Contemporaneamente, ovviamente, abbiamo situazioni di crisi per i malati di diabete, abbiamo le donne che per il 60% in Campania sono obbligate a fare i parti cesarei, abbiamo una regione nella quale non abbiamo la possibilità di fare il trapianto del midollo osseo, malati di leucemia. E leggevo stamattina le statistiche, noi abbiamo 3 centri per malattie neurologiche, ictus. C'è Enrico Coscioli, mi confermerà che abbiamo 3 stock unit in Campania, ne dovremmo avere una ogni 200.000 abitanti per avere una media europea. 3. Abbiamo ospedali che si chiudono senza nessun criterio, un'incertezza totale. Gli unici risparmi che abbiamo ottenuto sono i risparmi conseguiti per il fatto che 14.000 dipendenti della sanità pubblica sono usciti fuori dal 2010 al 2015. Questo è tutto. Abbiamo bloccate le autorizzazioni per i centri polispecialistici privati. Cioè ci sono decine, centinaia di medici laureati, giovani medici, che potrebbero aprire un laboratorio. Poi ovviamente il laboratorio deve essere controllato, deve rispondere a criteri di qualità fissati alla regione, per l'amor di Dio, nessuna avventura, ma avremmo la possibilità di mettere a lavorare centinaia di medici, di infermieri, di personale nel campo privato. È bloccato tutto. Ovviamente la logica rimane quella di sempre. La sanità non come grande servizio di civiltà da dare alle famiglie e luogo nel quale valorizzare le professionalità dei medici, ma come il luogo nel quale creare le clientele elettorali, per cui il direttore serve a portarti i voti, non a migliorare il servizio che devi dare alle famiglie e alla povera gente. Questo è tutto.